È equilibrata, forse il primo tempo più al nostro appannaggio, secondo del Perugia, però ecco, rispetto alle ultime partite fatte in casa e giocate da noi siamo stati un po' più fortunati, un po' più concreti sotto porta, cosa che magari non lo è stato in Perugia, che ha avuto due buone occasioni, però io direi una partita equilibrata contro un'ottima squadra ben messa in campo. La squadra ha giocato un'ottima partita. Non c'è da riproverare proprio assolutamente nulla ai ragazzi, perché credo che oggi, specialmente nel secondo tempo, la squadra abbia creato tantissime occasioni e avrebbe meritato sicuramente la vittoria. Mi aspettavo forse anche qualcosa di più, e invece è venuta fuori la nostra squadra, è venuta fuori bene. Devo fare un complimento anche ai ragazzi che sono scesi dalla prima squadra, perché si sono calati subito bene nella nostra realtà, e qui la squadra ha risposto proprio in maniera alla grande. Ora c'è di nuovo il campionato e peccato, questa coppa ci tenevamo tantissimo, ma dovremmo concentrarci bene sul campionato, perché ecco, tra l'altro sabato prossimo avremo la partita del campionato, per cui tocca cercare di ottenere una vittoria. I ragazzi sono stati davvero bravi oggi, e io, Coccolo, Frick, Berci, siamo venuti qua per tenere una mano alla squadra, e ho trovato dei ragazzi ben organizzati, davvero una bella squadra, e anche loro molto ben organizzati. È stata una partita equilibrata al primo tempo, e al secondo tempo siamo usciti fuori, è uscito fuori il gioco di questa squadra, comunque è sempre molto offensivo, abbiamo schiacciato il Chievo Verona, purtroppo il calcio è così, sbagli 3-4 gol davanti alla porta, poi al 90esimo per un errore, per una distrazione abbiamo preso il gol dell'1-0, poi tutti avanti al 93esimo abbiamo preso il gol del secondo, però è una bella squadra e può fare benissimo nel loro campionato.